Amici di Gizmo, bentornati. Oggi siamo con Giovanni Bergamaschi, responsabile Sud Europa per Fitbit. Ciao Giovanni. Ciao Luca, ciao a tutti. Non ci conosciamo da tanti anni, per cui sono stato molto leggero sulla presentazione. Hai fatto benissimo. Perché, vabbè, posso chiamare amicizia di lunga data. Sì. Io oggi avete presentato ufficialmente in Italia i tre nuovi prodotti che vediamo qua. Sì. La cosa che più mi ha colpito è un pretesto chiaramente narrativo, è che sulla scatola è comparso by Google. E che vuol dire? L'hai notato e sono contento che l'hai notato, perché non tutti magari hanno questo a capo. Magari alcuni dei tuoi ascoltatori, utenti che ti leggono, non sanno che Fitbit è stata comprata da Google. Ormai sono circa 2 anni che siamo entrati nella famiglia di Google. Questo è il primo passo tangibile in cui si inizia a vedere la presenza di Google. Quindi Fitbit resta come brand nell'ecosistema di Google, come lo è Nest, come lo è Pixel, e sostanzialmente andiamo ad aiutare Google a curare la salute, il benessere delle persone con parte della tecnologia che abbiamo noi, e ovviamente la cosa ci fa piacere perché dall'altro lato iniziamo noi a ricevere qualcosa, qualche aiuto da parte di Google, perché Google è un'azienda immensa, ha delle risorse importanti, e quindi iniziamo a vedere anche tecnologia Google all'interno dei prodotti Fitbit. Quindi sicuramente è bellissimo vedere Fitbit by Google, perché siamo parte di questa famiglia. Quanto questa risorsa, mega risorsa che Alphabet, comunque la parent company che è Google, che si declina poi in Google, vi aiuta nell'elaborazione del dato? Perché questi sono raccolti di dati. La vera mina d'oro è l'elaborazione e la metabolizzazione del dato per restituire l'informazione al consumatore. Quindi quanto questo ha migliorato? Questo secondo me è importante e lo vedremo negli anni, perché probabilmente sono due anni in una fusione, una diciamo acquisizione, sono veramente pochissimi, perché ancora dobbiamo capire quello che succede. Però i primi segnali li vediamo, perché vediamo ingegneri che lavorano su determinati progetti che iniziano anche a condividere le risorse. Ad esempio con Nest abbiamo condiviso delle risorse per far sì che Nest utilizzasse lo strumento LIDAR, il famoso radar, per percepire la qualità del sonno, e hanno collaborato con gli ingegneri di Fitbit. Quindi la condivisione di queste informazioni, di questi dati, ha fatto sì che ci fosse uno sviluppo, in questo caso hardware, della tecnologia. Ma lo vediamo anche sulla creazione degli algoritmi, perché se prima Fitbit aveva a disposizione di 200 ingegneri, adesso magari ne abbiamo a disposizione di 500, o di progetti che Google aveva iniziato, che adesso possono essere anche utilizzati sotto la parte di Fitbit. Quindi sicuramente oggi è ancora presto per dire: cavolo, abbiamo accesso a tantissime risorse, ma il percorso che stiamo vedendo è quello di una Google che è veramente interessata alla salute delle persone e quindi a investire su Fitbit e su tutto quello che è la tecnologia del data mining, intelligenza artificiale. Poi c'è il cloud, quindi il fatto che anche il cloud possa utilizzare i dati di Fitbit e condividerli con degli enti ospedalieri. E quindi c'è non solo il dato che Fitbit restituisce all'utente finale, ma il fatto di poter utilizzare la tecnologia di Fitbit, il cloud, altra tecnologia che sviluppa Google, per progetti magari non per l'utente finale, ma chiamiamoli B2B, progetti magari di entità diversa. Ecco, ospedalieri, voi avete in Italia una partnership con l'Istituto Oxologico, questo di fatto è una certificazione che, pur non essendo in maniera stretta segnatamente strumenti medicali, però hanno una certificazione di salute medicale. Allora, alcuni prodotti, non tanto hardware quanto software, hanno proprio la certificazione CE, quindi sono prodotti elettromedicali, quindi mi viene in mente l'ECG piuttosto che il rilevatore della fibrillazione atriale. Questi hanno passato tutti diciamo, i livelli di certificazione, quindi sono strumenti che in teoria potrebbero essere utilizzati in ambito medico, e il referto che tirano fuori ha valenza medica. Quindi questo è sicuramente importante. Quello che sta succedendo, e l'abbiamo visto poi oggi quando il professor Castelnuovo ci ha dato una mano a spiegare i problemi dello stress, ha evidenziato, cioè, che è il medico, la medicina, che inizia a chiedere aiuto alla tecnologia. Perché? Perché la medicina, come la conosciamo oggi, non è che sia antica o antiquata, è oberrata di lavoro.
Quindi che succede? Che loro non riescono a rispondere alle domande, soprattutto magari post-Covid, o perché le persone incominciano a indagare con il famoso dottor Google, visto che siamo in casa, quindi cercare su Google quello che potrebbe essere la Che poi diventa patologia. veramente dottore, perché nel momento in cui elabora i dati, di fatto Potrebbe essere, però in questo è un momento surrogato, è una parte. sì, però è quello che succede. Ad esempio, abbiamo visto che durante la pandemia le parole più cercate erano stress, mindfulness. Quindi che succede? Che i dottori hanno bisogno di tecnologia perché hanno bisogno di classificare meglio le patologie. I Fitbit non vogliono sostituirsi agli strumenti medicali, Certo. questo non lo faremo mai, quindi non saremo mai l'alternativa all'Holter, l'alternativa alla polisonnografia. Ma andremo ad aiutare, soprattutto perché questi strumenti qui sono strumenti che fanno la misurazione puntuale in un dato momento temporale e finiscono lì. Mentre il Fitbit, il fatto di indossarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mi dà accesso a una serie di dati a cui prima l'equipe medica non aveva accesso. E soprattutto a percepire piccole variazioni, mi viene in mente quello che abbiamo detto dello stress, ma anche della fibrillazione atriale, piccole variazioni. Che se io sono di fronte al dottore, in quel momento non ho, come dire, l'evidenza della patologia, non riesco a riprodurre il famoso Chiaro. evento, no? Mentre con il Fitbit c'è l'alert, l'evento viene registrato, a quel punto sì, poi mi rivolgo all'equipe medica. Quindi non saremo mai dottor Google certificato, ma saremo mai l'assistente dottor Google al Il dottorino. certellone. Esatto. Però Il sicuramente, dottore, come esatto. Però saremo sempre più di aiuto. Perché loro hanno bisogno della tecnologia, perché hanno bisogno di scremare la mole di pazienti che arrivano. E le malattie poi sono di vario genere. Abbiamo visto che Google ha aiutato, ad esempio, a diagnosticare un melanoma facendo la foto, perché c'è dietro tutta l'intelligenza artificiale con le foto. Quindi sono progettoni, diciamo, di macromedicina. Fitbit vuole fare una piccola parte, che è quella di collezionare dei dati che aiutano poi la ricerca o il medico a vedere se il paziente è bara, mi viene in mente il paziente diabetico che non fa attività fisica o che non ha un giusto, regime alimentare corretto. corretto. Oppure la persona stressata che dice sono stressato, stressato, dormo male, dormo male. Poi in realtà la patologia è su tutt'altro fronte, che potrebbe essere legata a fattori diversi, emozionali o di ambiente o di, diciamo, anche familiare. Quindi questo è quello che vogliamo fare con le tecnologie, aiutare e non sostituire, quello Chiaro. non lo faremo mai. Perché lo chiami strumento? Io l'ho detto che non ci sono dello smartphone. Perché è proprio la mia battaglia, fin da quando sono entrato in Fitbit, di dire che questo orologio non è l'accessorio al telefonino, perché sì, mi fa leggere le notifiche, sì, mi avvisa con le chiamate, mi arrivano i WhatsApp, posso rispondere ai WhatsApp, addirittura faccio l'audio vocale che viene trasformato in testo, nel mondo Android questo è molto più facile. Noi siamo compatibili Android Apple, vorrei ricordarlo perché Giustamente. pur essendo entrati in Google, noi comunque continueremo a supportare gli utenti Apple, quindi questo è importantissimo. Quindi chi ha Apple non deve essere spaventato che dice da oggi il mio Fitbit non funzionerà più. Non è vero, funzionerà, probabilmente funziona anche meglio, perché abbiamo qualcuno che ci aiuta a sviluppare meglio la tecnologia. Ma lui è un orologio che rileva dati, a volte dovrebbe essere discreto, cioè è talmente leggero e costruito in una maniera tale che io spesso vado con la mano a toccarlo per vedere se c'è ancora il polso, perché il suo scopo è quello di costruire un database che poi mi aiuta a star meglio. Non deve essere lo strumento di distrazione, cioè non deve essere quello che mi avvisa delle notifiche. Poi mi fa comodo, perché magari ho il telefono in giacca, mi fa comodo vedere chi mi chiama e magari rispondere o no, vedere il WhatsApp che aspettavo con urgenza. Ma lui deve vivere di vita propria. Poi oggi non è connesso, un domani probabilmente avrà la sua connettività, quindi a quel punto sarà davvero uno strumento indipendente anche dal mondo del telefono. Quindi questo è quello che potrebbe succedere, però a noi il telefono ci serve perché è lo strumento Della per sincronizzare. visualizzazione Bravissimo, della ci serve per sincronizzare il dato certo. e sicuramente per leggere su una dimensione più ampia Chiaro. tutta l'informazione. Poi noi avremo anche gli esercizi a polso tramite le funzioni di Premium che potrà visualizzare sul NAS, sulle Chromecast, quindi entreremo secondo me sempre di più nell'ecosistema di Google. Però questo che per me è uno strumento non di notifica, ma di benessere deve essere inteso come tale, cioè deve farmi capire come sto e come posso migliorare. Ultima domanda, beh, è facile sugli smartwatch capire la funzione perché c'è display ampio, eccetera, e poi il prodotto che tira più di tutti in questo momento nell'ambito del fitness, della connettività, del wearable, eccetera. Ma io non a caso mi sono impossessato di una scatola che parla di un fitness tracker. Qual è oggi il ruolo di questi dispositivi? E hai ragione Luca a dire che tutti stanno andando verso gli smartwatch,
ma non tutti vogliono lo smartwatch. Primo perché magari non vogliono si possono permettere, non vogliono spendere quei soldi perché magari sono al primo wearable, oppure sono al secondo wearable perché hanno comprato qualcosa di super economico e hanno capito che invece hanno bisogno di uno strumento, un dispositivo che abbia qualità dei dati e soprattutto certe funzioni che poi arrivano con il dispositivo che hai fatto vedere te. Un po' è per raccogliere comunque una domanda che c'è di persone che vogliono avere al polso il prodotto più leggero possibile, con la durata di batteria più lunga, non gliene frega niente delle notifiche, anche se qui qualche notifica la leggo. Hanno bisogno di qualcosa che Ma comunque. magari vuoi annunciare l'orologio loro Che è di verissimo, guidarlo. che è assolutamente importante, perché io ho un orologio che può essere un ricordo, un regalo, un qualcosa di importante che voglio tenere, e non voglio avere dall'altro lato un orologio, uno smartwatch che comunque è grande, che devo ricaricare spesso. Quindi questo è il motivo per cui continuiamo a fare tracker. Abbiamo lanciato gli Spire 3, abbiamo annunciato tempo fa il Charge 5, quindi continueremo a lavorare su un mercato che probabilmente diventerà forse più di nicchia, ma la sostanza è sempre quella, cioè lo scopo del Fitbit qual è? È quello di raccogliere i dati e darti delle informazioni. Probabilmente il dispositivo in un futuro potrebbe diventare quello che gli americani chiamano commodity, cioè un accessorio a un Chiaro. servizio. Quindi questo è quello che potrebbe succedere, per cui oggi il wearable lo conosciamo come indossabile da polso, un domani potrebbe avere una forma totalmente diversa, ma l'importante è che io ricevo determinate informazioni, mi vengano restituite in una maniera leggibile, fruibile e poi con degli input, cioè che mi dicano per migliorare devi fare questo. Questo è quello che vogliamo fare. Beh, già questo con la clip puoi metterlo qui, quindi Che è è già quello un che primo dicevo, passo esatto, è quello di che dicevo, perché ad semplificazione. esempio quando mi alleno su un video che abbiamo fatto vedere c'è chi faceva la box, no? Tu non puoi avere l'orologio a Chiaro. polso perché comunque fai un esercizio che non è corretto, magari sono le parallele, magari faccio pesi, qualcosa, non voglio avere nulla a polso, Vabbè, non comunque capisce ce l'hai niente. addosso. Ce l'hai addosso, comunque ti vengono rilevati i passi, quando dormo posso tenere addosso, cioè comunque. Ovviamente non potrò rilevare il battito cardiaco, però rilevo tutte altre informazioni. Quindi, nel generale, ho comunque accesso a una gran parte delle informazioni che mi servono. Quindi, questo è importante. È la base di accesso, lui o il predecessore che è l'Inspire 2, per poi, se voglio migliorare, arrivare magari agli smartwatch, arrivare al Sense 2, che è il nostro top di gamma. Ma perché? Perché voglio avere il sensore che mi rileva se sono stressato, voglio avere la certificazione dell'ECG, ho bisogno del GPS perché vado a fare dei giri particolari, voglio avere lo schermo perché voglio leggere le notifiche. Cioè, copriamo un po' i gusti Certo. degli utenti con la possibilità, sia su quello che è il tracker che su tutti gli altri orologi, di cambiare il cinturino, quindi adattarlo anche al Certo, mio che è occhio. una cosa Cioè. fondamentale. Sì, perché alcuni lo indossano perché vogliono far vedere il pezzo di ferro, Certo. magari invece lo Nella mia indossano situazione. e mi va bene mettere il cinturino colorato. Io ho un cinturino ovviamente abbastanza colorato, un cinturino sportivo, perché poi io ci vado in acqua, quindi devo essere sicuro di ritrovarlo, cioè non si perde perché è veramente forte, però anche quando sudi questo cinturino è molto comodo, quindi ci sta. Giovanni, grazie mille e in A bocca te al Luca, lupo. crepi il lupo, grazie ancora.